Io utilizzerò alcune slide, ma soltanto così evocative, perché in maniera molto semplice voglio vestire duplici panni, cioè da un lato i panni della giuslavorista, quali sono, e dall'altro lato i panni della delegata del rettore per le pari opportunità, presidente del CUG, in modo da evidenziare come proprio ci sia un fil rouge che lega, anche se vogliamo, proprio queste materie, che cosa quindi si può fare a partire da un quadro normativo che tratteggerò in maniera molto semplice, soltanto per concetti, per sommi capi. Ma innanzitutto voglio partire da un concetto: che il lavoro non è una merce. Sembra una banalità, ma non lo è affatto, perché questo principio, il lavoro non è una merce, è il principio fondante dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1919. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro è l'ONU, sostanzialmente, che riguarda il lavoro, quindi è un'organizzazione che ha la stessa ampiezza dell'ONU, che coinvolge quasi tutti gli stati del mondo e che si occupa di definire gli standard lavorativi. E il principio fondante è proprio questo. E quindi è questo l'ispiratore di tutte le forme di tutela e le normative che riguardano il lavoro. Il lavoro non è una merce, proprio perché è impossibile distinguere tra la persona del lavoratore e della lavoratrice e le energie lavorative. Quindi quando parliamo di lavoro parliamo di persona. E poi l'altro fattore che è proprio contenuto nel titolo del webinar è ambiente di lavoro. Ambiente di lavoro che, se ci pensate, proprio alla luce di quanto è successo durante l'emergenza pandemica, è un ambiente di lavoro che si è sempre più smaterializzato. Cioè, noi abbiamo sempre ragionato di ambiente di lavoro in senso fisico, in senso geografico, in senso spaziale. Abbiamo parlato di delocalizzazione, abbiamo parlato di impresa che si spezzetta, però adesso stiamo parlando di ambiente di lavoro veramente smaterializzato, perché l'ambiente di lavoro è entrato a casa nostra. Cioè, ambiente di lavoro sono anche le nostre stanze dove abbiamo il nostro computer da cui ci connettiamo, e quindi è chiaro che il concetto di ambiente di lavoro si è amplificato in maniera molto diversa. E tutto questo cosa c'entra? Ma c'entra perché le norme, che non potrò elencarvi, ma che vi voglio solo accennare, le norme nel nostro ordinamento, ma anche nell'ordinamento sovraordinato, cioè abbiamo parlato di Unione Europea prima con l'onorevole, e poi vi ho accennato io all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ma la stessa ONU, ma l'OCSE, cioè ci sono tutta una serie di normative di vario livello che parlano del dovere di protezione, della responsabilità che il datore di lavoro ha nei confronti dei suoi dipendenti. Quello che viene chiamato in inglese duty of care, quindi il dovere di preoccuparsi e di curare i propri dipendenti. Nel nostro ordinamento c'è la Costituzione, sono molte le norme della Costituzione che riguardano il lavoro, moltissime, ma ve ne cito soltanto tre: l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 35, per esempio. E poi non dimentichiamoci l'articolo 32 sulla tutela della salute e l'articolo del Codice Civile, il 2087. Pensate, il Codice Civile è antecedente alla Costituzione, come tutti i nostri studenti sanno, eppure già nel Codice Civile, prima della Costituzione Repubblicana, si pone questo dovere di protezione in capo al datore di lavoro. Un dovere di protezione che deve riguardare gli aspetti completi dell'essere umano, quindi la tutela della salute psico-fisica. Questo è importante perché questo principio è un fil rouge che conduce alle più moderne discipline, conduce a tutta la normativa che riguarda la salute e sicurezza sul lavoro. E sì, perché proprio i rischi principali di cui noi parliamo tendenzialmente riguardano la salute e sicurezza, che tendenzialmente appunto decliniamo pensando a tutta la normativa di protezione. In questa normativa di protezione dobbiamo fare un salto in avanti e dobbiamo ricomprendere quanto è stato detto prima. Cioè, tutti i ragionamenti che sono stati fatti prima sul benessere organizzativo, sul mobbing, riguardano proprio questo dovere di protezione. Pensate che nel documento di valutazione dei rischi che ogni datore di lavoro, anche pubblica amministrazione, deve per forza effettuare e quindi deve predisporre, c'è una valutazione sull'impatto che ha l'organizzazione sulla vita delle persone, sulla psiche delle persone, sullo stress delle persone. E stress che è stato accennato, si è amplificato, quindi questo dovere di sicurezza e di tutela delle persone deve essere declinato
ovviamente a seconda dei contesti. Quindi si è ragionato molto di come deve essere declinato questo dovere di protezione durante la pandemia, che si spinge ovviamente a una tutela molto alta della salute in senso stretto. Abbiamo visto quante norme hanno riguardato la salute, l'articolo 32, quali compressioni ci sono state delle nostre libertà fondamentali in nome di questo diritto che viene chiamato anche diritto tiranno, che è la salute. È anche vero però che il dovere di protezione si deve spingere, come è stato detto da chi mi ha preceduto, anche sulla parte psicologica e del benessere. Poi, come vedrà, come ci spiegherà l'avvocata, dottoressa Mazzanti, assegnista di ricerca proprio nel gruppo di lavoro dell'Università di Udine, nel laboratorio lavoro, ci spiegherà quanto questo incide proprio per i lavoratori che lavorano in smart working, in lavoro da casa. Quindi, il confine tra stress e wellness è molto sottile, e ci sono ovviamente delle azioni che possono essere poste in campo. Ma innanzitutto io voglio citare il fatto che lo stress, il malessere lavorativo, la costrittività organizzativa ha un impatto diverso sulle persone perché le persone sono diverse. Siamo tutti diversi, ma ci sono persone portatori, portatrici di diverse. Diciamo che spiccano più di altre, una di queste è la disabilità. È chiaro che il fattore della disabilità può amplificare lo stress e il malessere lavorativo se l'ambiente di lavoro non reagisce in modo positivo, in modo adeguato a queste diversità. Le diversità però non sono soltanto legate alla disabilità, le diversità sono tante, ormai sono pacificamente riconosciute. Pensate, vabbè, al genere, chiaramente è una diversità molto forte che è stata spesso trascurata, viene citata parlando di mobbing, viene citata parlando di discriminazioni relativamente alla maternità, ma insomma il genere però spicca in tutta una serie di aspetti. E poi l'età. Sempre più ci rendiamo conto di come c'è una incidenza dell'età nell'ambiente di lavoro. La popolazione dei lavoratori e delle lavoratrici sta invecchiando e questo ha un effetto importante. Vi segnalo che proprio per questo motivo nell'Università di Udine abbiamo creato un gruppo di studio, di ricerca che si occupa di active aging, cioè di invecchiamento attivo. Quindi abbiamo creato un gruppo interdisciplinare proprio per studiare questi aspetti e l'impatto dell'invecchiamento interdisciplinare su tutti gli aspetti delle scienze, per poter poi porre in essere delle buone prassi che servono anche per il benessere lavorativo. Altri fattori di diversità, ma l'orientamento sessuale, certamente, la provenienza etnica, la religione, è chiaro perché. Il melting pot, il fatto che ormai ci siano persone che provengono da paesi terzi, che però ormai sono stabilizzati in Italia, abbiamo le seconde cosiddette generazioni, e tutto questo porta a dei cambiamenti molto forti che devono essere guidati, non devono essere subiti. E allora indosso le mie vesti di presidente del CUG. Prima è stato già citato il ruolo del CUG, è stato evidenziato l'importanza del ruolo del CUG. I CUG, i Comitati Unici di Garanzia, sono obbligatori. Tutte le pubbliche amministrazioni obbligatoriamente devono avere un CUG all'interno. Una volta si chiamava Comitato Pari Opportunità, ma c'era anche il Comitato contro il mobbing, e quindi è stato riunito in un unico comitato di garanzia. Ebbene, è importante l'azione dei CUG, intanto perché i CUG devono necessariamente porre in essere una serie di azioni positive, e se queste azioni positive non vengono effettuate, ci sono delle valutazioni negative. E tra l'altro vi segnalo che il legislatore ha previsto una serie di meccanismi per cui addirittura se non vengono effettuati i piani triennali delle azioni positive, le pubbliche amministrazioni non possono assumere. Quindi l'obbligo assunzionale, scusate, le potenzialità assunzionali sono condizionate all'adozione dei piani triennali delle azioni positive. Quindi un modo per obbligare sostanzialmente le pubbliche amministrazioni ad adottare queste azioni positive. E addirittura vi segnalo che a livello europeo ormai le università sono obbligate ad adottare i Gender Equality Plan, che sono dei piani, diciamo, di azioni positive, ma specifiche per le università che consentono l'accesso a finanziamenti europei. Quindi se le università non adottano i Gender Equality Plan, non possono accedere ai finanziamenti europei. È un modo per costringere, quindi un modo per obbligare, o meglio, se puoi anche non farlo, ma se non lo fai ci sono delle conseguenze negative.
quindi è meglio farlo, è la famosa tecnica dell'onere. Detto questo, quindi che c'è una tendenza dell'ordinamento multilivello a spingere verso le azioni positive, cosa sono le azioni positive? Le azioni positive devono includere le diversità nella logica della valorizzazione delle persone, delle specificità, che può essere considerata proprio un valore e non soltanto un fattore di disequilibrio o di criticità. Significa eliminare quella costrittività organizzativa che spesso esiste per rendere le persone più libere, per consentire alle persone di essere se stesse e quindi di stare meglio e quindi di produrre di più. Abbiamo visto prima quanto il mobbing incide negativamente sulla performance, ma non solo il mobbing, anche lo stress lavoro correlato incide negativamente sulla performance, creando quindi delle disfunzioni organizzative, amplificando le disfunzioni organizzative. Quindi le pubbliche amministrazioni devono essere portatrici di queste buone prassi, di creare dei meccanismi per eliminare o marginalizzare il più possibile lo stress, ripeto, nel rispetto delle diversità. Come? Ma per esempio con gli accomodamenti ragionevoli, queste ormai sono delle buone prassi già adottate per quello che riguarda la disabilità, anche se ogni tanto c'è qualche condanna di qualche tribunale nei confronti dei datori di lavoro privati e pubblici. Accomodamenti ragionevoli che sono obbligatori, che devono essere obbligatoriamente posti in essere proprio per cercare di adattare il più possibile il posto di lavoro alle potenzialità del dipendente, quindi mettendo in luce quello che può fare e cercando di minimizzare quello che non può fare. Ma questo concetto di accomodamenti ragionevoli deve essere utilizzato anche in altri ambiti, non solo della disabilità. Voglio farvi un esempio. L'esempio è quello delle identità alias. Finalmente molte persone che sono in transizione di genere hanno il coraggio, hanno la forza di dirlo, però non è facile sul posto di lavoro. Allora, per esempio, molte amministrazioni, penso alle università che sono pioniere in questo aspetto, stanno creando delle identità alias per consentire anche alle persone in transizione di genere di potersi esprimere liberamente. Naturalmente fino a quanto la normativa consente di farlo, ma insomma creare delle identità fittizie, se vogliamo, scelte che consentono a chi è in transizione di genere di essere se stesso e di poter lavorare al meglio delle proprie possibilità. Ancora, un'altra azione positiva è quella che riguarda il linguaggio, un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, contro il linguaggio d'odio, contro il linguaggio discriminatorio, anche quando non pensiamo che lo sia. Vi faccio un esempio, le linee guida dell'Agenzia delle Entrate. Sono tante le pubbliche amministrazioni che stanno adottando le linee guida per un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, perché dalle parole parte tutto. Le parole sono i concetti, quindi è chiaro che partire dal linguaggio significa fare una riflessione sul messaggio che vogliamo comunicare. E poi il bilancio di genere, vi voglio segnalare l'esperienza dell'Università di Udine, abbiamo appena pubblicato e lo trovate sul sito del CUG, www.niud.it/CUG, il bilancio di genere. Che cos'è il bilancio di genere? È una fotografia che però è una fotografia che guarda alle persone che lavorano nell'amministrazione e a tutti gli utenti che ruotano intorno, quindi i nostri studenti e le studentesse, andando a guardare la percentuale di uomini e donne, come le politiche adottate dall'Ateneo incidono sugli uomini e sulle donne e si scoprono cose molto interessanti. Perché il bilancio di genere è importante? Perché consente di scattare questa fotografia e soltanto una volta che si ha la fotografia, ma forse è meglio dire quasi una radiografia della situazione, si possono adottare poi quelle azioni per poter migliorare la situazione. Almeno si è consapevoli che quando si adottano delle politiche, queste hanno degli impatti anche differenziati tra i generi. E allora, in sostanza, che cosa devono fare le pubbliche amministrazioni? Devono essere degli esempi di equilibrio anche per il mondo privato. Non possiamo poi criticare le imprese private quando in primis sono le pubbliche amministrazioni a non mettere in campo queste azioni. Perché? Perché ciascuno di noi è importante.